e gentilmente Rabbi avevo un piacere ad avere anche il tuo saluto. Scusate l'Italia, mi voglio ritardare oltre, tutto cominciare auguri per l'inizio di Kesher. Kesher era un programma molto ambizioso, è il proprio Kesher. Kesher vuol dire legame, e creare un legame all'interno della nostra comunità. Ed è, non è uno scherzo, non è facile. È qualcosa di assolutamente fondamentale e importante. Proviamo a farlo, tutti insieme proviamo a farlo, quindi è molto importante che questo obiettivo ce l'abbiamo ben presente. Dopodiché ringrazio Paola, ringrazio la comunità, ringrazio tutti quanti e ringrazio Maurizio innanzitutto, che ha accettato di fare questa apertura di Kesher. Ne approfitto per fare un'ultima domanda. La domanda è questa, mi parlerà la sua pazzesca competenza di rapporti tra Stati Uniti e Iran. C'è una cosa che a me personalmente impressiona la questione iraniana. In Iran si parla un giorno sì e l'altro pure di istruzione di Israele, che significa insomma far fuori qualche milione di ebrei. Questa cosa non appare, questa cosa è una notizia che non c'è, nella sostanza, è una notizia che non viene quasi data, nel senso che è una cosa che sembra normale, che quasi, davanti alla quale si è quasi indifferenti. Ed è una cosa che personalmente mi impressiona, chiaramente ci saranno dei meccanismi dei media che permettono questo. La domanda è quanto noi abbiamo presente questo problema, quanto abbiamo presente noi nel campo della comunità, quanto noi abbiamo presente un problema del genere. È un problema che personalmente, credo che a me personalmente spaventa. Mi piacerebbe capire perché mi spaventa così tanto. Questa è la domanda. Grazie. Prima di lasciare rispondere Maurizio Molinari, volevo salutarvi e dirvi che mai incontro, il tema dell'incontro fu più indovinato, perché ahimè mai negli ultimi anni si è verificata una crisi così drammatica tra l'amministrazione Trump e l'Iran. Voi sapete che una settimana fa sono state distrutte due basi petrolifere in Arabia Saudita, le basi che hanno azzerato la metà della produzione di greggio dell'Arabia Saudita e il 6% della produzione di petrolio del mondo. Una manciata di droni e di missili sono stati in grado di mettere fuori gioco la difesa saudita controllata dagli Stati Uniti, denotando una falla clamorosa nel sistema difensivo di uno dei paesi, l'Arabia Saudita, che investe più soldi nella difesa. E quindi l'episodio è molto grave. A distanza di una settimana gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza nel Mediterraneo, quindi è bastato pochissimo, e anche hanno implementato le forniture di armi. Quasi contestualmente, due notizie di oggi, le milizie irachene sciite hanno preso il controllo delle frontiere tra Iraq e Arabia Saudita e tra Iraq e Giordania. Cioè oggi abbiamo l'Iran che controlla questi due confini strategici anche per Israele, importantissimi. Notizia sempre di oggi della stampa è che Hassan Rouhani propone un piano di pace, e quindi la sensazione che oggi
22 settembre 2019, giorno in cui a Teheran ci sono oggi i carri armati che sfilano per le strade di Teheran per commemorare la guerra Iraq-Iran cominciata il 22 settembre 1980, oggi abbiamo la sensazione di stare assistendo a una colossale partita a scacchi, e anche su questo vorrei poi sollecitare Maurizio, una colossale partita a scacchi in cui abbiamo da una parte l'Iran che tira la corda fino al limite estremo un minuto prima che si spezzi. Perché se devo sedermi al tavolo di negoziato, mica mi posso sedere con te, Trump, nei panni dell'umiliato e offeso, non posso mica sedermi nei panni del leader in ginocchio con delle sanzioni che hanno portato l'inflazione al 54,6%. No, mi devo sedere in una posizione di forza. E quindi la partita a scacchi, e questa è la prima domanda, anzi la seconda, la prima è quella della Barbie, è come dobbiamo leggere quello che sta avvenendo. Nessuno dei due contendenti, e forse nessuno anche degli altri contendenti dell'area, vuole rischiare un derapage, vuole rischiare uno stato infiammatorio generalizzato al conflitto. Ma l'Iran sta facendo questo braccio di ferro per sedersi a stringere la mano di Trump, forse, perché questo è anche quello che Trump vuole, assicurato John Bolton per questo, quindi il falco più anti-iraniano che avesse, e quindi sedersi a questo tavolo facendo prima la mossa del cavallo. Ricordiamoci che gli iraniani sono dei campioni di scacchi. E quindi che partita si sta giocando veramente in questo momento? Grazie per la menzione, grazie a Kesha per l'invito, a Paola Zamboccia per aver realizzato, al Presidente della Comunità per aver invitato, e a tutti voi per essere qui presenti. Il compito di un giornalista è costantemente condividere le informazioni che riceve con i propri lettori, perché dalla conversazione con i lettori nasce spesso un arricchimento reciproco. Quindi vi ringrazio di questa occasione, anche perché parleremo di argomenti che in molti casi voi conoscete per esperienza personale meglio e in maniera più approfondita di me. Qual è il match? Qual è la partita in corso fra l'Iran e gli Stati Uniti, e quali sono i giochi delle due parti? Premessa: l'Iran è in questo momento il principale attore di quanto sta avvenendo in Medio Oriente ed è la principale storia di notizie, di fatti, di eventi che ha un impatto serio praticamente su tutti i paesi della regione. Questo si deve a causa del drammatico indebolimento dei paesi arabi. La forza dell'Iran è lo specchio dell'indebolimento dei paesi arabi. I paesi arabi sono indeboliti per ragioni economiche, per le proteste interne, per la carenza di leadership, per la vulnerabilità militare, perché in molti casi si tratta di nazioni di fatto fallite, e quindi praticamente in questo bilanciamento storico di equilibri tra l'Iran sciita e gli stati arabi a maggioranza sunnita, il pendolo in questo momento è dalla parte dell'Iran. Le altre due grandi storie del Medio Oriente, così abbiamo di fronte a noi lo scenario definito, sono l'indebolimento di Erdogan in Turchia e la drammatica situazione economica in cui versa l'Egitto, che rientra però nel tempo, diciamo prima, dell'indebolimento degli stati arabi. Dunque, in questo scenario, quale partita sta giocando l'Iran? L'Iran
è stato sorpreso dalla rapidità e dalla determinazione con cui l'amministrazione Trump ha prima annullato la propria adesione all'accordo del 2015 sul programma nucleare e poi varato delle sanzioni economiche senza precedenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Questi sono i due grandi fatti. Probabilmente l'Iran si aspettava una crisi dell'accordo siglato con Obama, se non altro perché i repubblicani, come ricordiamo, non avevano mai condiviso, ma non si aspettava un abbandono formale, un'uscita formale degli Stati Uniti dall'accordo e soprattutto probabilmente non aveva previsto che l'amministrazione Trump avrebbe varato delle riforme, delle sanzioni senza precedenti. In che cosa queste sanzioni sono senza precedenti? Nel fatto che sostanzialmente vertono attorno a due principi: la proibizione totale di commercializzare nel pianeta petrolio iraniano. E qual è lo strumento per ottenere questo? Secondo strumento, la proibizione totale per l'Iran di toccare, usare in qualsiasi maniera dollari americani. Ora, chiunque di noi ha avuto qualsiasi tipo di scambio commerciale nella vita sa che non poter usare i dollari americani per una qualsiasi tipo di azienda, lasciamo stare per un paese competente, è una limitazione molto forte. Le limitazioni del presidente Trump sono feroci perché praticamente prevedono sanzioni non solamente, e questa è la chiave, nei confronti dell'Iran, ovvero l'Iran non può toccare, in qualsiasi maniera non può svolgere nessun tipo di transazione con dollari americani, ma ci sono quelle secondarie, ovvero chi consente all'Iran di fare transazioni con dollari incorre lui stesso nelle sanzioni. Questa è la chiave, le sanzioni secondarie. Quindi significa che qualsiasi nazione o qualsiasi azienda che ha qualsiasi tipo di transazione in dollari con il governo dell'Iran incorre nelle medesime sanzioni che colpiscono l'Iran. Questo è il motivo per cui sostanzialmente tutti si sono adeguati alle sanzioni americane e coloro che non lo hanno fatto, i paesi che segnatamente non aderiscono e che hanno maggiore rilevanza per l'economia iraniana sono la Russia, la Cina e l'India, sostanzialmente violano queste sanzioni attraverso dei meccanismi che gli consentono di aggirarli. Ad esempio, se c'è una petroliera iraniana che porta il petrolio iraniano da un porto iraniano a un porto indiano, spegne il transponder e quindi nessuno vede che la petroliera si sposta. Cioè ci sono tutta una serie di trucchi. Non a caso quei paesi europei che avevano immaginato un sistema per aggirare le transazioni, le sanzioni americane, avevano creato, l'idea era di creare un centro di transazioni economiche a Parigi per creare una camera di compensazione in euro per evitare qualsiasi tipo di collegamento diretto col sistema in dollari. Il sistema non ha funzionato, però questo vi dice la complessità. Tutto questo ha avuto un impatto molto severo sull'economia iraniana che attraversa una fase di difficoltà senza precedenti, aggravata dal fatto, dal punto di vista della leadership iraniana, di aver vissuto e di essere ancora teatro questo, di proteste cosiddette del pane, sono iniziate a gennaio del 2018, non sono proteste politiche, sono proteste soprattutto nelle zone più limitrofe e più marginali dell'Iran, che hanno a che vedere con l'insoddisfazione, la crescente insoddisfazione economica. Sostanzialmente ciò che cosa significa? Che gli iraniani hanno percepito un assedio economico che tende a far implodere il regime dall'interno e sono consapevoli che la capacità di resistenza economica del regime è limitata non solamente perché il 40% del budget iraniano del bilancio dello Stato è legato a entrate petrolifere che non ci sono più, ma soprattutto per l'impatto del resto delle sanzioni, che
che ha già portato a una svalutazione del real e a tutta una serie di aumento di beni di prima necessità. Qual è, quindi questa è la prima vera, diciamo, aggressione strategica che l'Iran ha percepito, la prima. E poi c'è la seconda, minore per importanza, ma che comunque ha un impatto. Qual è la seconda? Ha a che vedere con il programma nucleare. Nel momento stesso in cui l'amministrazione Obama legittimò il programma nucleare iraniano, per l'Iran sostanzialmente significa il riconoscimento del proprio status regionale. C'è un accordo, l'accordo era sancito dalla comunità internazionale, anche gli Stati Uniti questo di fatto lo ammettevano, e quindi l'Iran sentiva di aver guadagnato uno status in Medio Oriente, secondo l'Iran, pari solamente a quello di Israele. Nel momento stesso in cui Trump ha fatto venire meno la valva all'accordo nucleare, tutti gli avversari strategici dell'Iran nella regione, che sono soprattutto i paesi sunniti, da sempre tradizionali rivali, sostanzialmente hanno ritrovato forza e hanno iniziato ad attaccare militarmente le organizzazioni e le milizie espressioni dell'Iran nei vari paesi, con iniziative militari molto aggressive. Quella più evidente è la guerra che è iniziata in Yemen per iniziativa dei sauditi e degli emirati. Quindi praticamente cosa è avvenuto? È avvenuto che l'Iran, nel giro, diciamo, degli ultimi 12 mesi, 18 mesi, improvvisamente ha visto il proprio castello strategico per costruire una propria influenza egemonica sul Medio Oriente minacciato dalle mosse dell'amministrazione Trump. Che cosa ha fatto? Come l'Iran ha reagito? Ha reagito in due maniere. La prima è stata rafforzare le attività della forza Al-Quds, che è una forza dei Pasdaran che risponde al generale Qassem Soleimani, che è il comandante della forza Al-Quds, che è la forza dei Pasdaran responsabile delle attività dei Pasdaran fuori dall'Iran, le attività fuori, da dove si chiama Al-Quds perché il nome è Gerusalemme, l'obiettivo finale è la conquista di Gerusalemme. Fra queste attività ci sono ad esempio quelle di cui parlava Luna Fiona, ovvero rafforzare le attività delle milizie sciite ovunque esse siano, se si trovano in Siria, se si trovano in Iraq, assumere il controllo di posti strategici, rafforzare la presenza in Siria, e che è il motivo per cui Israele ha svolto e svolge ancora così tanti raid in Siria, per impedire che queste milizie sciite, che di fatto espressione del potere militare iraniano, si avvicinano dopo al Golan. Quindi diciamo che Qassem Soleimani e la forza Al-Quds hanno moltiplicato le attività sul territorio, segnatamente in due paesi, Iraq e la Siria, in entrambi i casi per minacciare, perché è un arco di territorio, tanto Israele da un lato che l'Arabia Saudita dall'altro. E in questo schema c'è ovviamente il crescente sostegno ai ribelli Houthi in Yemen, con tutta una serie di armi che sono molto simili a quelle che adoperano gli Hezbollah nel sud del Libano per colpire l'Arabia Saudita nel suo territorio. I razzi, i droni, i missili, gli attentati, tutta questa tipologia di attacchi che Israele ha conosciuto dal Libano del Sud e che gli Houthi stanno ripetendo esattamente secondo lo stesso schema, ma con maggiore efficacia, come l'attacco agli impianti petroliferi sauditi ha dimostrato, a conferma, diciamo, di questo binario. Ma in realtà, da un punto di vista iraniano, usare il generale Qassem Soleimani con le sue milizie era solamente rafforzare una strategia che già esisteva. Gli iraniani hanno deciso di fare qualcosa di più, ovvero di muovere una pedina che secondo loro avrebbe davvero messo in difficoltà l'amministrazione Trump. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa che appartiene alla tradizione dei conflitti nel Golfo, che abbiamo già visto in passato, ma che l'amministrazione Trump non conosceva, ovvero hanno aperto la guerra del petrolio. Questo è quello che hanno deciso di fare. E quindi ciò spiega quanto noi abbiamo visto, diciamo, negli ultimi 2 o 3 mesi, ovvero prima i sequestri delle alcune petroliere che transitavano nel Golfo, poi i sabotaggi contro una di queste petroliere, addirittura alcuni di voi possono aver visto le immagini
di queste mine iraniane rimaste incastrate negli scafi di queste petroliere. Fondamentalmente tutte operazioni condotte in questo caso non dalle milizie civili ma dai Pasdaran medesimi, partendo dalle loro basi nel Golfo Persico. Qual è l'idea fondamentale di questo? L'idea è molto basica, cioè il petrolio è una commodities globale, gli Stati Uniti hanno ancora bisogno di questo petrolio, i principali alleati degli Stati Uniti sono le Americhe del Golfo e dipendono dal petrolio. Se noi inneschiamo un conflitto di attacchi contro il petrolio, mettiamo l'amministrazione Trump con le spalle a noi. Questo spiega perché probabilmente, prima giustamente ricordava Fiona, c'è stato anche un coinvolgimento diretto degli iraniani in questo attacco contro gli impianti sauditi. Il punto vero è perché gli iraniani sapevano che usando missili e droni dalle loro basi nell'Iraq del Sud gli americani li avrebbero visti, perché lo hanno fatto, perché si sono spinti fino a compiere di fatto quello che era un atto di guerra, semplicemente perché volevano attestare che loro potevano fare. È una maniera per offendere, umiliare la sovranità dei sauditi loro strategici avversari, e anche per umiliare gli Stati Uniti, dire guardate, sulla guerra noi conduciamo la guerra del petrolio, la stiamo facendo nel Golfo e nessuno di fatto ci può fermare. Che cos'è anche che rafforza gli iraniani nella convinzione che questa sia una strategia che sta pagando, e che nello Yemen, dove i sunniti guidati dai i sauditi e gli emiratini hanno iniziato oramai da diversi anni questa campagna contro i ribelli sciiti sostenuti dallo Yemen e sostenuti dall'Iran, i sauditi e gli emiratini stanno litigando, cioè l'alleanza militare tra sauditi e emiratini di fatto si è rotta per motivi che hanno a che vedere con i interni fra le due monarchie. Però la realtà vera è che mentre prima i contingenti militari sauditi e emiratini in Yemen operavano assieme, invece adesso si sono staccati, i sauditi stanno nella parte occidentale dello Yemen e gli emiratini invece lungo la costa. Questo significa che i due paesi non operano più assieme, e quindi significa, agli occhi degli iraniani, cosa significa? Significa che l'alleanza chiave del mondo sunnita fra il denaro saudita e l'efficienza degli Emirati, che sono sicuramente i paesi da un punto di vista militare più efficienti, si sta spaccando. Quindi da un punto di vista iraniano cosa significa? Significa che noi nel Golfo possiamo andare avanti perché abbiamo il vento dalla nostra parte. Ora, e qui l'ultima conclusione, l'ultima situazione, prima di dare la parola a Fiona, l'interrogativo è qual è l'obiettivo degli iraniani, cioè che cosa gli iraniani vogliono, cioè perché hanno innescato la strategia del petrolio. Qui naturalmente si apre un vaso di Pandora. Io credo che ci sono diverse interpretazioni, io credo che quella più corretta sia che gli iraniani stanno tentando di ripetere con i loro strumenti la stessa strategia che Kim Jong-il ha realizzato nella penisola della Corea, riuscendo a ottenere da Trump dei summit bilaterali. Cioè Kim Jong-il, come noi sappiamo, negli ultimi anni, esperimenti nucleari, lanci di missili, mi lanci diretti agli Stati Uniti, i miei missili possono raggiungere gli Stati Uniti, tutto questo ha portato Trump a sedersi con Kim Jong-un. Da quando Trump si è seduto con lui, indipendentemente dal fatto che i summit sono falliti, ce ne sono stati due, sono falliti, però da quando Trump ha iniziato a sedersi con Kim, improvvisamente tutte le minacce della Corea del Nord sono finite. Quindi noi non possiamo escludere che gli iraniani stiano tentando di fare la stessa cosa, ovvero stiamo tentando di spingere gli americani a un negoziato diretto, in questo caso per un obiettivo molto chiaro, che è quello di siglare un nuovo trattato. Se Trump è uscito dal trattato del luglio del 2015, quello siglato a Vienna sul nucleare, è ragionevole immaginare che gli iraniani vogliano un nuovo trattato. Gli iraniani sono un grande paese, sono una grande potenza, hanno una diplomazia molto raffinata e sono convinti durante le
negoziato con Obama, che sarebbero stati più intelligenti e in grado di giocare gli americani nel negoziato, in effetti ci sono riusciti. E io credo che oggi gli iraniani siano convinti di riuscire a fare la stessa cosa con Trump. Però sono convinti che se riusciranno a obbligare gli Stati Uniti a negoziare con loro, riusciranno a ottenere da Trump un trattato che comunque va incontro ai loro interessi. Cioè, in ultima istanza, quindi, il loro obiettivo strategico è quello di ottenere da Trump la legittimazione al loro programma nucleare che Obama gli aveva dato e che Trump gli ha toccato. La Bibbia dice, ma perché in questo cornice, visto che si parla così tanto e così spesso dell'Iran, perché non si parla del fatto che l'obiettivo strategico dell'Iran, secondo gli stessi leader iraniani, è la distruzione dello Stato di Israele? Questo si deve, secondo me, a due elementi. Il primo è che nei confronti delle dittature, in genere, le democrazie hanno una debolezza strategica. Cioè, a me sorprende molto quando io parlo con gli amici sudcoreani, e quando parlano della Corea del Nord, ne parlano come di un paese amico. Ora, la Corea del Nord ha schierate a 30 km da Seoul migliaia di unità di artiglieria, che sarebbe sufficiente sparare solamente un proiettile a ognuno dei cannoni e sarebbero in grado di fare in una città di Seoul 1-2 milioni di morti. Quindi sostanzialmente la Corea del Sud è sotto costante ricatto militare da parte del proprio paese gemello. E invece nella narrativa pubblica in Corea del Sud, e ahimè molto spesso anche sui giornali coreani, questo elemento assolutamente non c'è, cioè il ricatto esistenziale nel confronto di Seoul da parte della Corea del Nord non c'è. Perché le democrazie, quando si trovano di fronte a un nemico efferato, tendono a dimenticare e a sminuire la pericolosità del nemico nella convinzione di poterlo in qualche maniera coinvolgere e neutralizzare con il negoziato. Credo che questo sia un elemento. L'altro elemento è che gli iraniani sono molto abili nel presentare questa doppia narrativa del proprio regime diviso in falchi e colombe, lì dove in realtà, dalle trascrizioni, dal materiale che noi abbiamo sin dai tempi di Rafsanjani, noi sappiamo che in realtà sono due anime dello stesso regime che perseguono gli stessi obiettivi e rispondono allo stesso leader supremo. Quindi io credo che quello che il risultato che noi vediamo sia da una parte che se ovviamente la domanda è legittima, una contraddizione lampante, sia da una parte il frutto dell'abilità iraniana nell'imporre una narrativa sul loro regime basata su buoni e cattivi, e dall'altra nella debolezza psicologica che costantemente le democrazie hanno avuto in passato e hanno ancora oggi di fronte ai loro più temibili avversari. È sempre molto chiaro quando parli, veramente l'impressione di avere sotto gli occhi tutto con estrema lucidità. Dunque, tu hai parlato di guerra del petrolio, e di fatto noi sappiamo che ci sono altre sottoguerre in atto da un bel po', la guerra dei droni, come abbiamo visto, non dimentichiamoci che l'Iran è il quinto paese con la flotta più potente di droni. La cyberguerra, e cioè il controllo delle autostrade telematiche, che è il modo per fare maggiormente danni con il minimo di risorse. Alcuni guerriglieri hacker entrano nei sistemi e li corrompono. Sappiamo anche che i principali antagonisti e altrettanto forti sono gli israeliani su questo, e grazie alla cyberguerra in atto Israele è riuscita a evitare molti danni sulle sue frontiere, ma anche gli iraniani sono riusciti a infliggere numerosi danni ai sistemi americani sostanzialmente.
Ma quindi abbiamo detto queste tre guerre. La quarta guerra, ed è qui che volevo porre un'altra domanda a Maurizio, è quella, la guerra diplomatica. A Parigi è appena arrivato un nuovo ambasciatore, e come abbiamo letto negli ultimi giorni, e mai ambasciatore iraniano fu coperto d'oro come questo. Ha un budget colossale, cioè è stata varata una vera e propria strategia di seduzione da parte degli iraniani nei confronti degli europei, con come obiettivo gli imprenditori, i politici, i media e i giornalisti. E gli inviti si susseguono, sono sotto gli occhi di tutti, non si può dire che gli israeliani non abbiano visto di pessimo occhio l'incontro tra Macron e Rouhani nel G7, nell'ultimo G7. Quindi diciamo che la politica diplomatica, la diplomazia iraniana è da sempre improntata a una forte, fortemente calcolatrice sempre, e anche qui torno alla metafora scacchistica, cioè c'è una capacità di muovere le pedine sullo scacchiere delle relazioni assolutamente sorprendente. Abbiamo visto anche di recente quanto Rouhani abbia viaggiato per incontrare premier a destra e a sinistra. Quindi la domanda è la seguente: c'è una specie di debolezza che la figura stessa del presidente Trump ha mostrato ultimamente, cioè sostanzialmente una debolezza diplomatica, perché Trump vuole, così come è andato a stringere la mano a Kim Jong-un, così come vuole, ed è per questo che ha simulato il falco Bolton, John Bolton, vuole stringere la mano a Rouhani. C'è una debolezza, c'è un bisogno, e in questo gli iraniani hanno colto questa debolezza. C'è una tentazione molto forte di passare alla storia come un negoziatore formidabile, molto migliore di Obama. E sono mesi che Trump dice di voler incontrare Rouhani. Questo avverrà, non avverrà, non lo sappiamo, ma sicuramente Israele in questo momento, all'indomani delle elezioni, non vede di buon occhio tutto questo. Allora, le domande sono due: questo strabismo della strategia in politica estera di Trump, che da una parte America First, isolazionismo, e dall'altra stringo le mani ai peggiori dittatori in giro per il mondo, e quindi da una parte penso all'America che non deve uscire fuori e andare a mischiarsi nei conflitti in giro per il mondo, e dall'altra però voglio passare per il più bravo e miglior negoziatore delle ultime amministrazioni americane, quindi c'è uno strabismo. Dall'altra abbiamo l'alleato israeliano che all'indomani delle elezioni in Israele si ritrova con una situazione come quella di oggi e con un governo da formare. Quindi su Israele la domanda è: Gantz, Lieberman e Netanyahu che posizioni hanno espresso o stanno esprimendo rispetto a quanto sta avvenendo oggi all'interno di questo scenario? E la domanda precedente è sulla politica diplomatica di Trump, cioè che tipo di lettura noi possiamo dare a questo strabismo? Andiamo per gradi. Cominciamo dai droni. Facciamo un approfondimento sui droni. In ogni generazione c'è una nuova tipologia di armi che segna i combattimenti. In genere, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'area dove si sono più spesso testati nuovi armamenti è stata il Medio Oriente, semplicemente perché per gli Stati Uniti e per l'Unione Sovietica era una zona di guerra calda dove potevano provare se i propri armamenti funzionavano più o meno e soprattutto come impattavano sulle contromisure dell'altro. Ci sono tutta una serie di episodi che voi conoscete meglio di me, insomma, la battaglia della Valle delle Lacrime durante la guerra di Kippur, il più grande scontro di carri armati fra il T-62 di Sherman, durante la guerra di attrito su Suez
diverso dello scontro fra i Phantom T4 e gli antimissili di SS-4 russi, anzi anche con i MiG-21 russi, cioè la realtà è stata questa. Ora, quindi, chi fa armi, chi realizza armi, sa che il Medio Oriente è il posto dove queste si possono completamente testare. Che cosa sta avvenendo adesso? Che questi, chiamiamoli test, hanno portato a trasformare il Medio Oriente nella prima vera palestra di un conflitto basato sui droni. Che tipo di droni sono? Chi li usa? E quali sono le conseguenze? Si tratta in gran parte di droni realizzati da una parte dall'Iran e dall'altra parte da Israele e gli americani, ma che iniziano a diffondersi sempre più, soprattutto nei gruppi terroristici, e nelle tipologie costruite dai cinesi. Perché? Perché sono quelli più a basso costo. Qual è il maggiore pericolo che queste armi comportano? La caratteristica innovativa che noi abbiamo visto alcuni mesi fa, quando per la prima volta un drone iraniano è penetrato per 10 km in territorio israeliano prima di essere abbattuto sulla valle del Giordano da un elicottero. Qual era la caratteristica di questo drone? Che aveva a bordo delle bombe. Che cosa significa? Significa che il pericolo è quello che poi si è realizzato nell'attacco agli impianti petroliferi sauditi, ovvero che qualcuno lancia un drone, il drone si è dotato di bombe, il drone supera le difese antiaeree tradizionali non vedono, attenzione, non vedono, quelle tradizionali non vedono il drone arriva sull'obiettivo e scaccia la bomba. Questo naturalmente significa che uno stato canaglia o un gruppo terroristico dispone potenzialmente di un'arma formidabile per sorprendere le difese avversarie. Israele ha avuto questo shock quando questo drone armato è penetrato, non a caso è stato abbattuto da un elicottero, perché le difese antimissile non l'avevano vista, le difese non l'avevano vista, è stato visto a occhio nudo, perché qualcuno stava sul drone, e quindi è arrivato un elicottero che lo ha cercato. Quindi diciamo in maniera estremamente artigianale. Dopo di questo episodio, gli episodi più numerosi sono avvenuti in Arabia Saudita, sui palazzi reali sauditi, con droni creati e acquistati in Cina dai ribelli yemeniti che li hanno lanciati sui palazzi reali sauditi. In questo caso sono state le artiglierie fisicamente antiaeree, cioè le mitragliatrici antiaeree, che hanno sparato su questi droni e li hanno abbattuti. Anche qui capite che è una metodologia estremamente tradizionale. L'episodio avvenuto in Arabia Saudita testimonia qual è il livello di sofisticazione nell'uso dei droni che hanno raggiunto gli iraniani, e non solo, ma i medesimi iraniani, come ricordiamo, non più tardi di 5 settimane fa sono riusciti ad abbattere un drone degli Stati Uniti sui cieli del Golfo Persico. Quindi in questo caso hanno dimostrato di avere delle tecnologie in grado di riconoscere un drone e di abbattere un drone. Abbattere un drone è una cosa molto complicata, non è una cosa semplice, perché va a velocità variabile, guidato a distanza, e ha delle tipologie che non sono quelle tradizionali di un aereo. Israele ha ovviamente sviluppato lentamente delle contromisure. Noi abbiamo visto solamente nell'ultima settimana che sono stati intercettati dei droni armati di granate che erano stati lanciati da Gaza, da organizzazioni palestinesi per colpire l'unità nelle guerre che sono stati abbattuti, però tutto questo, attenzione, è una grande fase di sperimentazione di nuove tipologie di conflitti. Questo è il punto vero. Dove le democrazie hanno sicuramente un livello di tecnologia più alta, però come spesso viene nelle gare tecnologiche, una cosa è la tecnologia usata da un paese democratico seguendo tutta una serie di regole, altra cosa è lo Stato canario o l'organizzazione terroristica il cui obiettivo singolo è di mandare un singolo drone in un posto con una bomba, e quindi la possibilità che abbia successo è molto alta. Questo elemento
che è un elemento disruptive, è un elemento di sconvolgimento degli equilibri strategici e militari in Medio Oriente, è uno dei principali motivi di stretta crescente coordinamento militare fra Israele, gli Stati Uniti e le monarchie del Golfo, perché percepiscono che questo è un pericolo reale, un pericolo militare reale, che può avere un impatto economico e politico di lungo termine se usato in maniera molto aggressiva. La vera preoccupazione è che l'Iran o i suoi affiliati o altre organizzazioni terroristiche possano decidere di lanciare una campagna di attacchi con i droni. Tanto per fare qualcosa, perché gli scenari militari sono quelli che noi conosciamo, il sistema difensivo di cui dispone Israele, Iron Dome, Iron Wing, tutti i vari sistemi di difesa antimissile, sono progettati per intercettare tutta una serie di tipologie di attacchi balistici, ma non i droni. Israele non dispone di una difesa per difendere le comunità della Galilea dal lancio di 500 droni armati di bombe. Non ne dispone, come non ne dispone nessun paese sul pianeta. La stanno cercando? Sì, ma come noi sappiamo queste cose comportano del tempo, e questo tempo è un tempo che può avere un impatto strategico. Di cosa invece dispongono le democrazie, gli Stati Uniti, Israele e i loro alleati, che hanno un vantaggio strategico nei confronti dell'Iran? Delle armi cibernetiche, cioè la capacità di lanciare attacchi cibernetici. Su questo fronte sicuramente Israele e Stati Uniti hanno un vantaggio decisivo nei confronti dell'Iran. Questo non significa che l'Iran non è in grado di lanciare attacchi strategici, ma che il livello di sofisticazione dello sviluppo della tecnologia cibernetica da parte degli occidentali è sicuramente molto maggiore. Questi due elementi però, quelli ho sottoposti, perché sul piano strettamente militare sono i due nuovi fronti dove probabilmente si combatteranno le guerre dei prossimi anni. E quindi, che quindi avranno tipologie militari, quindi richiedono preparazione e risorse molto diverse da quelle a cui noi siamo stati fino a questo momento abituati. La strategia diplomatica di Trump, che cosa sta facendo Trump? Trump è fondamentalmente un negoziatore che ha e vede se stesso come l'uomo capace e destinato a siglare degli accordi in difesa degli interessi nazionali americani. Questo è il motivo per cui ha aperto la guerra dei dazi nei confronti della Cina, questo è il motivo per cui si è seduto con Kim Jong-il, questo è il motivo per cui ha tentato da mettersi seduto anche con il presidente iraniano Rouhani. Lui è convinto di essere lui il leader più di alto capace di portare a termine l'arte dell'accordo e di ottenere dalla controparte risultati positivi per gli Stati Uniti. Dal suo punto di vista, il continuo braccio di ferro con gli incontri che ci sono stati con i cinesi ha avuto un impatto positivo. Vediamo che la crescita cinese si è in realtà fermata, lo sta rallentando. Trump è convinto che questo dipende dalle pressioni a cui lui ha sottoposto, dalle pressioni commerciali a cui ha sottoposto la Repubblica Popolare Cinese, così come Trump è convinto che il fatto di essersi seduto con Kim Jong-il ha di fatto disinnescato il rischio di una guerra nucleare in Estremo Oriente. Noi non sappiamo se questo sia vero o no, ma questo è quello che lui pensa. Quindi è ragionevole pensare che lui in questo momento sia anche tentato di sedersi a negoziare con l'Iran. Cosa sappiamo della posizione negoziale degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran? Sappiamo che le motivazioni con cui l'amministrazione Trump ha denunciato il precedente accordo, quello siglato da Obama nel 2015, fondamentalmente sono tre. Primo, che non prevedeva la possibilità di un rinnovo perenne dell'accordo. Cioè, il problema è che era un accordo sulla limitazione del nucleare che era destinato a scadere in un certo anno. E naturalmente questo dal punto di vista americano era inaccettabile. Il secondo elemento era che quell'accordo non includeva limitazioni sugli arsenali balistici e missilistici, che non erano assolutamente compresi. E il terzo, che non prevedeva un impegno da parte degli iraniani a non condurre più azioni destabilizzanti contro gli altri paesi della regione, dal terrorismo al sostegno a milizie e altri. Quindi è ragionevole immaginare che se ci fosse un negoziato tra gli Stati Uniti
e l'Iran, queste sarebbero le tre richieste iniziali degli Stati Uniti, cioè un nuovo accordo sul nucleare sostanzialmente senza una scadenza per continuarlo nel tempo, portarlo nel tempo e quindi impedire di fatto all'infinito la possibilità dello sviluppo di un'arma nucleare, l'inclusione dei missili e l'inclusione del tema del terrorismo. Potrebbe questo funzionare con gli iraniani? Quale sarebbe la contromossa degli iraniani? Noi questo ovviamente non lo possiamo dire, però se mi chiedete, gli Stati Uniti si stanno preparando a un negoziato con l'Iran? Io direi sì, gli Stati Uniti si stanno preparando, ma certo su una piattaforma che non è accettabile in questo momento per gli iraniani. È ragionevole quindi pensare che si possa arrivare a un braccio di ferro fra questi due paesi nei prossimi mesi. C'è però un'incognita, e l'incognita è la campagna elettorale americana. La possibilità che Trump possa sedersi con gli iraniani durante l'anno elettorale che è il 2020 in un paese come gli Stati Uniti, dove l'Iran è percepito dalla maggioranza dei cittadini come un avversario strategico, non importa se repubblicani o democratici, al pari della Cina, sinceramente può sollevare dei dubbi. Ma noi sappiamo che Trump è un presidente imprevedibile e quindi noi non possiamo escludere che questo possa avvenire. Tutto questo che impatto ha e come si ripercuote su Israele? Beh, naturalmente al momento Israele non ha un governo, ha un premier uscente e una trattativa molto dura per la formazione di un nuovo governo sulla quale, se voi volete, poi ci possiamo soffermare. È però chiaro, evidente a tutti, che riguardo alla minaccia iraniana la posizione di Netanyahu, di Gantz e di Lieberman non è molto differente. Cioè, in realtà sono tre leader che, pur avendo posizioni politiche molto diverse, ma sono accomunati dal ritenere l'Iran la maggiore minaccia strategica all'esistenza di Israele e dal vedere con grande perplessità la possibilità che l'amministrazione Trump accetti di incontrare il presidente. Grazie. Allora, l'ultima domanda prima di virare su Israele è sul quarto giocatore. Sul quarto giocatore di questa partita, cioè l'Europa. Se verosimilmente, anzi non lo sappiamo, ma insomma se si avverrà sempre più buio degli scenari e quindi se avvenisse un derappaggio nei confronti di un allargamento in tutta l'area del conflitto, l'Europa sarebbe oggetto di un ondata, sarebbe colpita da un'ondata migratoria senza precedenti e questo destabilizzerebbe veramente l'intero pianeta, non solo l'area medio orientale. Quindi se, come tu dicevi, no, volendo poi riassumere quello che hai detto, quindi siamo davanti a una guerra del petrolio, abbiamo davanti una guerra di sperimentazione militare attraverso le tecnologie dei droni, di cui, come dicevo prima, l'Iran è la quinta potenza, la quinta flotta di droni più potente del mondo, è in atto una cyberguerra, è in atto anche un tentativo da parte degli iraniani di dare forma agli eventi. Gli inglesi dicono, usano la parola shaping, cioè di dare forma agli eventi, cioè di spingere gli eventi in una direzione favorevole ovviamente a loro e quindi di sedersi a un tavolo negoziale, come dicevo all'inizio, in una posizione di forza. E quindi tutte le scaramucce nello stretto di Hormuz, tutti i sabotaggi a cui abbiamo assistito durante l'ultimo anno, tutto il cambio di strategia che nel 2019 l'Iran ha messo in atto, tendono a forzare gli eventi alzando il tiro fin dove è possibile. Quindi in questo scenario il ruolo dell'Europa diventa in questo momento molto importante e non è un caso che l'ambasciata
iraniana a Parigi si stia muovendo in maniera assolutamente inedita e molto violenta. Quindi la domanda è: l'Europa in funzione anti-americana, perché questo vogliono gli iraniani, cioè portare l'Europa dalla loro, che posizione ha e che ruolo giocherà? Gli europei sono stati presi di sorpresa dalla rimossa dell'amministrazione Trump, e tanto sul fronte iraniano, l'abbandono dell'accordo del 2015 che hanno tentato in ogni maniera di evitare, quanto dalle sanzioni americane contro l'Iran che hanno tentato di evadere fino a quando o di ottenere dei rinvii nell'applicazione, come siete fatto l'Italia per 6 mesi, quanto sul fronte della crisi israelo-palestinese. E l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme, il taglio dei fondi americani all'autorità nazionale palestinese, l'azzeramento dei fondi americani per l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, e la scelta dell'amministrazione Trump di non usare più la terminologia occupata quando si parla dei territori della West Bank, hanno causato uno shock profondo nelle cancellerie europee, che sostanzialmente hanno vissuto tutto ciò come un terreno costante che ha messo a durissima prova la loro tenuta politica e in alcuni casi nervosa. Adesso l'Europa si è sentita fondamentalmente espulsa dagli americani, prima sul fronte dell'Iran con le sanzioni e la rinuncia dell'accordo, e poi con l'apertura e lo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme sul fronte israelo-palestinese. Tutto ciò è coinciso con una stagione nella quale l'Europa, come noi sappiamo, è stata attraversata, direi scossa, da profonde crisi politiche interne che sostanzialmente l'hanno distratta e indebolita. Adesso lo scenario sta cambiando. Perché sta cambiando? Perché, come giustamente Fiona osserva, il frutto della nuova Commissione europea, il frutto politico della nascita della nuova Commissione europea presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen, è la trasformazione di Macron nel leader politico più influente del continente. È stato Macron a proporre la tedesca von der Leyen alla Merkel, Merkel non la voleva accettare. Attorno a questa mossa Macron ha creato un accordo politico a Strasburgo nel Parlamento europeo fra liberali, socialisti e popolari, e sostanzialmente quindi è lui in questo momento il leader politico più attivo, più influente che c'è in Europa occidentale, ovviamente giovandosi del fatto che la Spagna è la terza elezione di seguito, l'Italia, lo sappiamo tutti in che condizione si trova, diciamo, di instabilità politica, e la Germania attraversa una stagione che è quella dell'uscita di scena dalla Merkel. Quindi sostanzialmente, e la Gran Bretagna ha scelto di uscire dall'Unione Europea. Quindi sostanzialmente c'è un'unica grande nazione che in questo momento è impegnata a condurre l'Europa, ed è anche guidata da un leader politicamente stabile, il presidente francese, che ha in mente innanzitutto gli interessi della Francia, ma anche l'ambizione di rappresentare. Per questo gli iraniani rafforzano l'ambasciata a Parigi, per questo è stato Macron a invitare a sorpresa il ministro degli esteri Zarif al summit del G7 a Biarritz, per questo è Macron che preme su Trump per iniziare il negoziato con gli iraniani, e per una stata di cronaca però bisogna dire che questo è lo stesso Macron che dà, dato gli ultimi mesi che ha avuto tutte le garanzie a Israele sul piano della sicurezza sulla partita iraniana. In questo scenario però il vero caso dominante è la questione israelo-palestinese. La questione israelo-palestinese è stata di fatto messa a tacere dalle mosse del presidente Trump. Il vero interrogativo è se adesso che la Francia riprende l'iniziativa in Medio Oriente si farà lei carico
di nuovi passi e iniziative. Sappiamo che l'altro, altro rappresentante per la politica estera della Commissione è l'ex ministro degli esteri spagnolo Borrell, che ha, diciamo, tradizionalmente posizioni di grande attenzione per il mondo arabo. Noi non possiamo escludere che a fianco, o dopo questo tentativo di Macron di creare le condizioni per un negoziato fra Iran e Stati Uniti, ci possa essere anche un ritorno francese di alto profilo in Medio Oriente sul tema più delicato della questione israelo-palestinese. D'altra parte, devo dire, diciamo, da un'angolatura strettamente italiana, il grande attivismo francese in Nord Africa, segnatamente in Libia, avvalora proprio questa grande ambizione in questo momento francese di essere la potenza europea capace di essere protagonista di una politica estera comune. Bene, allora l'ultima domanda e poi gli farei aprire al pubblico le domande, è la partita negoziale che si sta aprendo in Israele e domani delle elezioni. Che cosa, quali sono le evidenze che ti arrivano oggi sul tavolo in redazione e da tutti gli inviati in Medio Oriente? Qual è il gioco di questa partita negoziale in questo momento? Allora, premesso che Israele è un paese politicamente instabile quanto l'Italia e è capace di sorprenderci in maniera altrettanto frequente. Detto questo, cioè, da quello che noi comprendiamo sulla base delle dichiarazioni dei protagonisti, mi sembra che lo schema sia molto, insomma, abbia dei punti fermi. Allora, innanzitutto i tre protagonisti sono il primo ministro uscente Netanyahu, il leader di Pelavan, Benny Gantz e Avigdor Lieberman. E tutti e tre si sono detti a favore di un governo di coalizione. Questo è il punto iniziale. E questo spiega perché da oggi il capo dello Stato, Rivlin, ha iniziato le consultazioni per tentare di dare via a una coalizione. In questa prima giornata che cosa è successo? È successo che Lieberman ha parlato e ha detto io non sono a favore né di Netanyahu né di Gantz, primo ministro. Qual è l'interpretazione che chi segue la politica israeliana dà da Israele? Che sostanzialmente Lieberman si è ritagliato per sé il ruolo di ago della bilancia, nella consapevolezza che i pochi voti possono fare la differenza. Qui però inizia il secondo tempo. Possono davvero fare la differenza in entrambi i casi? E qui affrontiamo un tema che ogni lettore israeliano conosce molto bene, che ha a che vedere con la sicurezza dello Stato. Il blocco dei partiti di destra guidato da Netanyahu ha 55 seggi. Il blocco dei partiti di sinistra guidato da Gantz ha 43 seggi, che diventano 56 solo grazie agli arabi, alle liste arabe. Ora, le liste arabe sono state elette in maniera legittima, in Israele è una democrazia, gli arabi hanno parità di diritto e quindi votano e hanno in questo caso un ruolo strategico molto alto. Fino a questo momento, dalla nascita dello Stato, nessun leader politico di un partito sionista si è assunto la responsabilità di creare un governo di coalizione con i partiti arabi. Lieberman è l'unico dei tre personaggi, insieme a Netanyahu, diciamo la verità, Netanyahu aveva detto anche in campagna elettorale, che dice io non entro in un governo dove ci sono anche i partiti arabi. Gantz questo non lo ha detto. E non a caso, poco prima di venire qui, c'è stata questa dichiarazione della lista comune dei paesi dei partiti arabi, che invece diretti a Rivlin hanno detto per noi il primo ministro dovrà essere Gantz. Quindi se Gantz presenta la sua candidatura, diamo il voto a Gantz. Il problema però qual è? È che se questo avviene in una somma di voti di Robert Lavant ai voti degli arabi, non arrivano a 62. E poiché Lieberman non ha
ha detto chiaramente che lui non parteciperà a un governo di coalizione con i partiti arabi, di fatto questa opzione non c'è. Di conseguenza, quali sono, dopo di, è solamente un discorso molto tecnico, quali sono le uniche due opzioni sul tavolo? La prima opzione è un accordo fra Netanyahu e Gantz, e la seconda opzione è un accordo fra il blocco delle destre e l'Italia. Questo sono, da un punto di vista esclusivamente numerico, queste sono le due ipotesi. Ed è da qui che parte il negoziato di Rivlin. Sarà molto difficile, molto delicato. Io semplicemente da cronista credo che gran parte degli israeliani vorrebbe la prima opzione, cioè avrebbe un accordo fra Netanyahu e Gantz, però detto questo è una partita politica molto complessa, e sappiamo che adesso quello che deve avvenire è che Rivlin deve dare a una persona il tentativo di formare il governo. Questa persona che riceverà questo tentativo avrà a disposizione 90 giorni, dopodiché dovrà tornare da Rivlin. È un percorso molto delicato, molto difficile, ma che ci ricorda quanto vibrante sia e imprevedibile sia la democrazia. Grazie. Raccogliamo e poi... Buonasera, lei ha descritto lo scenario dell'Europa e il ruolo dell'Italia. Non ha fatto cenno alla Russia. Ecco, è quello che volevo sapere, la Russia. Basta la domanda. Ho preso una serie di petroliere che non sono state riuscite a fare. Quindi una forza militare straordinaria, questo è quello che dimostrano questi mesi. E gli Stati Uniti che hanno perso in Afghanistan, hanno perso in Iraq, hanno perso in Siria, non hanno nessuna voglia di fare la guerra. Gli iraniani hanno capito drammaticamente questa cosa. E quindi oggi non è la debolezza dei paesi arabi, ma è la debolezza americana che si sente molto in quella regione. Ed è quella che peserà nei prossimi mesi. Perlomeno questa è la mia personalissima interpretazione. Sì, manca un altro attore importante che non è stato nominato, di cui la presenza si sente ma non si capisce ancora bene cosa voglia fare, la Cina. La domanda è il scenario siriano. Visto, considerando che adesso sul confine di Israele ci sono già le milizie sciite iraniane, e poi cosa succederà in Siria? Chi prende il ruolo lì? Esistono ancora queste opposizioni come Jabhat al-Nusra e Fatah al-Islam, oppure sono eliminati completamente? Grazie, teniamo qui Alan. No, andiamo di più, andiamo. Sì, c'è anche il signore qui da me. È proprio il guidatore che mancava, la Russia, che però ha un ruolo strategico in Siria e apparentemente anche amica dell'Iran, e ha dato ad intendere che è amica anche di Israele. Quindi questa è un'ambiguità in quella scacchiera, per riprendere la metafora di Fiora, fondamentale per i prossimi giochi futuri in quell'area. E riguardo invece allo sviluppo della possibilità del governo di Israele, se escludi la possibilità di una rotazione tra i due leader, Gantz e Netanyahu. Grazie. Io sono grato a Fiona per un'intervista intelligente e a Maurizio Molinari per una eccezionale chiarezza di idee. Ho imparato molto stasera a venire qua. La maggior parte dell'uditorio mi conosce perché
intervengo spesso. Mi presento per Maurizio Molinari perché mi ha chiamato il signore qua, non mi conosce, sono Aurelio Asco. Gliel'avevo detto. Grazie. Io sono un tecnico, anche se qui è scienza, però mi tengo al corrente e credo nella responsabilità corale di tutte le democrazie. Quindi credo nell'importanza che gli elettori in tutto il mondo, in tutti i paesi, in tutte le nazioni, abbiano le informazioni fondamentali. Quindi vorrei approfittare per togliermi una curiosità piccola, 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 ma secondo me molto importante. Ho letto parecchio in questi giorni, però da nessuna parte ho trovato le caratteristiche tecniche di questi droni. Per esempio, quanto è grande un drone? Porta una bomba da quante tonnellate o da quanti quintali? Sfugge ovviamente ai radar delle difese antiaeree, perché è troppo piccolo per essere visto o vola troppo basso per essere visto. Però sarebbe bene sapere quanto è grande un drone. Se me lo trovo davanti, cosa faccio? Gli sparo per la mitragliatrice? Cioè, cerchiamo di organizzarci un momentino, cerchiamo di prendere nota. E poi, dopo, spero che Molinari mi toglia questa piccola, piccola curiosità, una presa di posizione. Hashem sa se sono circa 68 anni che voto a sinistra. Ho sempre votato a sinistra, senza eccezione. Però, un grano salis. Quando ce l'ho, ce l'ho. I due migliori amici che ho, residenti a Gerusalemme, sono tutte e due profondamente anti-Netanyahu. Vedono Netanyahu come il fumo negli occhi. Ma io mi dispiace, io uomo che non esita a definirsi uomo di sinistra, mi dispiace, è la politica israeliana in questo momento, io tifo per Netanyahu. E perché tifo per Netanyahu? Voglio giustificarmi, scusate, vi ringrazio dell'applauso, ma non c'è consensi facili. Io ti adoro, fai la domanda e a breve. Io ti adoro, però... La prima domanda l'ho già fatta, quella sui droni. Ecco, la seconda è, mi sembra di aver capito, vorrei conferma da Molinari, che in termini di seggi al momento attuale Netanyahu è quello che ne ha numericamente di più, cioè è la maggioranza relativa, ma al momento è la maggioranza. Quindi il presidente Rivlin deve cominciare da lui a dare l'incarico, a cercare qualcuna di quelle due soluzioni. Va bene, grazie Aurelio, grazie. Non c'è nessuno che è stato notato? L'ultima. Non ci sono operazioni di spionaggio e di per un'implosione all'interno dell'Iran, per esempio. Una volta si agiva molto di più con gli uomini che si nascondevano come commercianti, come e facevano una doppia attività. Oggi non si sente più parlare, è tutto tacito. E questa è una eventuale introduzione all'interno. Allora, grazie per le domande a voi e risponderò nell'ordine nel quale sono state formulate. Il tema della Russia. La Russia e Israele. Come giustamente è stato detto, la Russia ha un'alleanza importante con
l'Iran ha interessi conflittuali in Medio Oriente con gli Stati Uniti, ha la volontà di tornare il protagonista in Medio Oriente come fu l'Unione Sovietica fino alla prima guerra del Golfo, ma vuole in questo contesto costruire, conservare e rafforzare un rapporto privilegiato con Israele. Perché questo? Non solamente perché Putin è un grandissimo giocatore di scacchi e quindi più mosse e possibilità di mosse ha da fare sullo scacchiere del Medio Oriente, più si sente in vantaggio degli Stati Uniti rispetto agli Stati Uniti, ma ci sono tre motivi molto, molto concreti che hanno a che vedere con l'identità della Russia e con il pensiero di Putin. Il primo e più importante tassello dell'approccio e del motivo di questo rapporto privilegiato della Russia con Israele è che Israele è l'unico stato russofono fuori dei territori dell'ex Unione Sovietica. L'unico stato russofono. Per il pensiero di Putin, Putin non è solamente il leader che guida la Russia dall'anno 2000, è anche un leader che ha una sua ideologia che si chiama putinismo. Questa ideologia si basa sulla necessità, volontà e sull'interesse nazionale russo di aggregare alla Russia tutti i popoli russofoni. Quindi quando si trova di fronte al dato che oltre 1 milione di cittadini israeliani parlano russo, che in Israele ci sono mezzi di comunicazione in russo, che Israele è l'unico paese dove esiste un monumento a Natania al soldato russo, dove, per via dei caduti russi nella grande guerra patriottica contro il nazifascismo, nel monumento a Natania c'è scritto grande guerra patriottica, che è la terminologia che i russi adoperano per ricordare la guerra contro il nazifascismo. Ciò significa che, seguitemi bene, è importante, perché il mio maestro come Dan Segre diceva: Maurizio, attenzione, perché quando vengono i miracoli nessuno li riconosce. Però attenzione, perché il grande sforzo che fu fatto negli anni 70 e 80 per far uscire gli ebrei russi dall'Unione Sovietica ha creato una situazione dove questi ebrei russi non solo hanno rafforzato lo Stato dal punto di vista scientifico, accademico, militare, ma hanno creato un legame con la Russia rinata sulle ceneri dell'Unione Sovietica. Questo è venuto sotto i nostri occhi. Cioè Putin si sente a casa in una nazione che definisce russofona. Ovviamente Israele fa di tutto per abbandonare questo, quindi quando Netanyahu va a Berlino a fare il briefing di intelligence a Putin, si porta gli ufficiali israeliani che parlano russo, quando crea la linea rossa, il telefono rosso fra il Ministero della Difesa Tel Aviv e il Ministero della Difesa Mosca, certamente non c'è con Washington, il Pentagono, ma quando i russi rispondono, che chiamano gli israeliani, rispondono in russo, tutto questo per avvalorare. Però attenzione, ed è da un punto di vista russo la cosa più importante, perché se avvenisse la distruzione di Israele, dal punto di vista russo sarebbe un attacco all'esistena di una nazione russofona. Quindi questo ha un valore strategico non indifferente. Primo elemento. Il secondo elemento, attenzione, è l'approccio di Putin alla fede. E su questo, secondo me, vale una riflessione. Quando Putin critica Papa Francesco, e lo fa molto spesso, contesta a Papa Francesco di avere e di essere portatore di un'interpretazione del cattolicesimo
troppo liberale, influenzata dai costumi occidentali, che si allontana dalle radici della Bibbia. Cioè, questo è il linguaggio che usa Putin. Putin sostiene che lui difende i valori della tradizione cattolica più di Papa Francesco medesimo. Questo approccio è lo stesso, basato sui valori della, sui valori della Bibbia, è lo stesso che rende Putin sostanzialmente in simbiosi con la Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa è una parte naturale del sistema di potere di Putin. Quando Putin incontra i suoi interlocutori nel mondo rabbinico, parla degli stessi argomenti, ovvero dell'importanza dei valori fondamentali della Bibbia. Questa è l'espressione che usa. I valori fondamentali della Bibbia, per lui, sono un elemento basilare della cultura russa. Quindi, attenzione, non è un universalista, non è il leader degli Stati Uniti, è il leader della Russia, quindi innanzitutto la Russia, tutti gli altri vengono dopo. Però la sua idea di Russia come protettrice dei russofoni e basata sui valori della Bibbia crea di fatto degli elementi di convergenza e di interesse con lo Stato ebraico, a cui si aggiunge un terzo elemento che è quello strategico. I russi sono i russi, che ripeto, non sono americani. Gli americani sono, quando cercano degli alleati cercano sempre una conversazione, i russi comandano. Okay. Questa è la tipologia dell'alleanza, però attenzione, i russi cercano alleati forti e non c'è nessun dubbio sul piano militare che se tu fai un'operazione militare in Siria l'alleato più forte che ti serve è lo Stato di Israele. Quindi sostanzialmente ci sono tre elementi: la russofonia, la fede e la strategia, che portano la Russia a considerare Israele un partner in Medio Oriente. Questo naturalmente crea delle difficoltà a Israele, perché Israele è ovviamente un alleato strategico degli Stati Uniti. Fino adesso Israele, il premier Netanyahu, è stato molto abile nel tenere aperto questi due canali. Quali sono quindi le implicazioni per il ruolo della Russia in Medio Oriente? Io credo che la Russia tenterà di sfruttare questa sua posizione obiettivamente unica di alleato dell'Iran, perché sono di fatto alleati dal punto di vista unitario e partner di Israele, per estendere la propria influenza in Medio Oriente. E da qui però c'è la risposta a che cosa succederà in Siria, perché questo è il nocciolo della questione. L'Iran vuole che Bashar Assad resti al potere, la Russia è disposta a una sua caduta. Questa è la differenza dei fondi. In questo momento la differenza in Siria fra l'Iran e la Russia è questa. Perché Bashar Assad dice, perché l'Iran dice, Bashar Assad è dei nostri, è sempre stato un nostro alleato, è un alleato degli Hezbollah, noi abbiamo salvato lui e deve restare, non si tocca. I russi dicono la Siria è più importante di Assad e quindi sono aperti nelle conversazioni che ci sono negoziali sul futuro della Siria, sono aperti anche un famiglio di Assad, la moglie di Assad, il nipote, il figlio, chiunque, un suo generale vada al potere, ma non lui. Questo elemento non è esiziale, ma è molto, ha un valore strategico molto alto, perché significa che la Russia vuole tenere la Siria, ma è pronta a mollare e a far cadere Assad, mentre l'Iran vuole a tutti i costi tenere Assad. La posizione di Israele è esattamente quella della Russia. Israele ha interesse che la Siria come Stato venga ricostruita e venga rafforzata, perché gli serve come Stato cuscinetto, ma non vuole Assad perché lo considera un alleato dell'Iran. E non solo, ma aggiungo ad avvalorare questo dato strategico che è molto importante sulla divaricazione fra la Russia e l'Iran in Siria. Punto primo, che la Russia di fatto vede e permette tutti i raid israeliani in Siria, perché è vero che da un punto di vista c'è una discussione tecnica su questo, sul fatto se la Russia possa, sia o no in grado di impedirli, e c'è chi sostiene che non è in grado perché gli israeliani usano gli F-35, che nessun radar esistente al mondo in questo momento è in grado di, però indipendentemente da questo
la Russia potrebbe essere in grado di complicare le operazioni militari israeliane sulla Siria, e non lo fa. Perché? Perché se noi facciamo attenzione al verbatim, gli israeliani cosa dicono sempre? Che gli obiettivi che colpiscono sono legati all'Iran. Sempre, sempre, perché questo è il no. Non solo, ma c'è un altro elemento strategico molto interessante, e poi vado avanti per non entrare troppo nei dettagli. In questo momento è in corso, lei faceva riferimento ad alcune organizzazioni jihadiste sunnite, è in corso una feroce battaglia a Idlib, dove l'esercito siriano va all'attacco. In questa provincia, al confine con la Turchia, ci sono 200.000 persone, di cui almeno la metà sono combattenti jihadisti, e i russi partecipano alle operazioni siriane contro i jihadisti, partecipano nel senso che fanno bombardamenti a tappeto, ma in questa operazione militare gli veniamo ucciso. Fino a questo momento ogni tipo di operazione militare che il regime siriano aveva fatto era stata sempre affiancata e sostenuta dagli Hezbollah, dalle milizie sciite o dai consiglieri militari iraniani. Questa che è l'ultima vera battaglia per il regime di Assad per completare la riconquista del paese, ci sono i siriani, ci sono i russi, non ci sono gli iraniani. Le elezioni nel 20 e nel 21 potranno avere delle conseguenze sull'Iran? Assolutamente sì. Io ripeto, l'Iran è una nazione viva, vivace, vibrante, di grandissima cultura, la lotta politica è reale, non c'è nessun dubbio che c'è una cappa ideologica della teocrazia, ma sotto la cappa ideologica gli scontri sono veri, i leader politici sono veri e le liste, i partiti che noi vediamo in conflitto fra loro, i conflitti sono reali. Da qui la domanda giustamente che è stata fatta, ma cioè, c'è qualcuno che tenta di aiutare e di sostenere l'opposizione interna? Ma io credo di no, perché l'opposizione interna è molto forte. E attenzione, l'opposizione interna è anche all'interno della stessa teocrazia, che è divisa fra posizioni diverse. Non a caso, parlando delle elezioni presidenziali del 2021, di che cosa si parla adesso a Teheran? Del fatto che Ali Khamenei, la guida suprema della rivoluzione, custode della teocrazia, voglia come candidato presidenziale non più un esponente del clero, ma il generale Qassem Soleimani, cioè il capo della forza al-Quds, cioè si è talmente diciamo impaurito, preoccupato dell'indebolimento del regime, che vuole prendere quello che è considerato dai iraniani un eroe militare, ma è un generale, non è un religioso, e metterlo alla guida della lista dei conservatori. E questo naturalmente denota un ulteriore indebolimento interno all'Iran. La debolezza americana, guardi, gli Stati Uniti possono sempre sembrare, perché sono per natura un paese che esprime la politica in maniera conflittuale, perché non c'è solamente un'America, ci sono tante Americhe, c'è il Pentagono, c'è il Congresso, c'è la CIA, c'è la Casa Bianca, e c'è il Ministero del Tesoro, e molto spesso questi poteri sono in conflitto e danno l'impressione di un indebolimento. Io credo però che quando ci sono questioni di emergenza nazionale, di sicurezza nazionale, l'America riesce sempre a fare quadrato, e quando l'America riesce a fare quadrato non ce n'è fisicamente per nessuno, e la sua capacità di reagire è sempre molto veloce. Non c'è però dubbio su un fatto, che la stagione di Obama ha proiettato un'estrema debolezza dell'America in Medio Oriente, e che adesso invece Trump, grazie ai suoi comportamenti molto aggressivi, a cominciare da quelli avuti contro l'Iran e contro l'autorità nazionale palestinese a favore di Israele, ma attenzione anche nel braccio di ferro con Erdogan, sta lentamente ricostruendo una credibilità americana nella regione. La Cina fa fondamentalmente business, e la sua idea è quella di includere il Medio Oriente all'interno della via della Seta. La nazione strategica in questo progetto è l'Iran, perché l'Iran può, attraverso la sua rete di autostrade e porti, diventare sostanzialmente un grande ponte fra la mezzaluna fertile e l'Asia centrale. Ma questo non significa che la Cina si schieri politicamente, anzi noi sappiamo
con ogni singolo paese la Cina sta progettando e realizzando dei progetti che in alcuni casi sono spettacolari, sono progetti civili, ma attenzione, pensando al Corno d'Africa, in realtà sta aprendo anche delle basi militari per proteggere le rotte delle proprie navi commerciali. Sulla Siria vi ho risposto, sulla rotazione in Israele sì, obiettivamente io credo che questa potrebbe essere una soluzione di compromesso, anche se sappiamo che la domanda seguente è chi inizia la rotazione. C'è il precedente della rotazione dell'86 fra Peres e Shamir, esatto, sappiamo come andò a finire, fu un cortocircuito mai portato a termine, però sicuramente, ed è giusto aggiungere un altro elemento che ha a che vedere con le vicende giudiziarie di Netanyahu. Noi sappiamo che il 2 ottobre dovrà andare di fronte al giudice, sappiamo che ci sono una serie di indagini a suo carico e non possiamo escludere che anche queste poi possano fare la differenza nel corso delle trattative. Aurelio Ascoli ha fatto due domande che vanno al cuore delle questioni. La prima sulle caratteristiche dei droni. Quanto noi sappiamo dei droni molto poco e sicuramente non in grado di appagare la sua curiosità, ma ci sono delle cose che è importante sottolineare. La prima è che la difficoltà di intercettare i droni si deve al fatto che i droni vanno lentamente. Quindi siccome sono lenti e volano a bassa quota, ma soprattutto sono lenti, non c'è nessuno, non c'è al momento una strumentazione in grado di intercettarli. Possono avere pesi e misure e anche capacità di navigazione molto differenti e anche ruoli differenti di raccolta di informazioni di intelligence o di attacco al territorio. Noi fino a questo momento, fino ai casi di cui stiamo parlando, pensavamo che fossero usati quasi sempre per la raccolta di intelligence, che è il vero motivo per cui erano temuti. In realtà adesso noi sappiamo che possono anche essere usati per attacchi al territorio. Sul suo giudizio su Netanyahu, guardi, il motivo per cui un numero importante di israeliani ha un'opinione contraria a Netanyahu è quello di cui facciamo riferimento prima, cioè le indagini penali e giudiziarie a suo carico. Un numero considerevole di israeliani ritiene che queste indagini nascono da una serie di comportamenti che violano le leggi dello Stato. Noi non sappiamo se è vero o no, però se lei mi chiede perché, questo è il motivo per cui un numero importante di israeliani in questo caso ha votato contro di lui. Sono tuttavia d'accordo con lei sulle caratteristiche del Premier e le caratteristiche del Premier, e qui termino perché è qualcosa che ha a che vedere anche con l'Europa, attenzione, la vera caratteristica che ha fatto di Netanyahu un protagonista delle relazioni internazionali, diciamo, negli ultimi anni, è stata la capacità di avere un rapporto diretto con Trump, con Putin, seguitemi bene sui nomi, con Bolsonaro, presidente brasiliano, e con Modi, il presidente indiano. Cioè, questi sono stati i personaggi che hanno fatto la differenza. Obiettivamente sullo scenario internazionale non c'è un altro leader che è riuscito ad avere rapporti così intensi e credibili con leader così diversi fra loro. Ma e qui c'è il punto. In cosa e come Netanyahu è riuscito in questo risultato diplomatico estremamente singolare, al quale bisogna aggiungere anche il riavvicinamento a un numero importante di paesi arabi, sul fatto che lui ha identificato lo Stato con lui stesso, cioè ha giocato sui rapporti personali. Oggi la politica estera non la fanno più i ministeri degli esteri, le diplomazie, ma la fanno direttamente i leader, e funziona se fra i leader c'è chimica, cioè fra i leader si intende. E lui, che è un uomo politico estremamente duttile, lui è riuscito a creare un rapporto personale con leader molto diversi fra loro, giocando ogni volta delle carte assai differenti. Questo è qualcosa che sicuramente lo distingue e gli ha consentito di difendere gli interessi dello Stato. Grazie. Un secondo ancora. Un secondo, prima che il drone sganci il buffet sulla nostra testa, volevo
chiedere a Rabarbib di fare gli auguri a tutti noi e volevo ringraziare Maurizio per la passione analitica che ha messo nella sua serata, una passione analitica che ha trasmesso a tutti noi e soprattutto che ci fa venire voglia di capire come funzionano le cose e del confronto anche con chi come noi è estremamente coinvolto nelle faccende politiche medio orientali e che chiede spesso di confrontarsi gli uni con gli altri, quindi ti ringrazio per questo. Discorso di Rabot, volevo soltanto invitare tutti a festeggiare insieme a Shoshana. È un momento molto particolare, un momento in cui si decide il nostro anno, quindi è un momento da vivere in comunità, da vivere al Beta Knesset, da vivere insieme, e quindi vi invito e vivo tutti insieme al Beta Knesset e in famiglia. Shana Tova! Organizzato dalla comunità, entro mercoledì 7